benvenuti alla nuova edizione del concerto Meditazione Meditatio Mariae, organizzato dall'Associazione Tradizione Friente e patrocinato dal Comune di San Severo. Questa sera abbiamo l'onore di avere tra noi la corale polifonica Frate Daniele Natale di San Giovanni Rotondo, diretto dai maestri Luca Popomazzi e Daniele Martucci. La corale polifonica Frate Daniele Natale nasce a San Giovanni Rotondo nel novembre 2015 in occasione di un concerto per l'apertura dell'anno giubilare straordinario della Misericordia. La corale è composta da circa 30 elementi che si dedicano costantemente e con passione ai vari impegni, prove, concerti e celebrazioni. Oltre alle animazioni liturgiche nelle feste patronali, vanta la partecipazione a numerosi concerti, tra cui si ricordano quello dedicato come meditazione a Maria in occasione dei 60 anni dall'inaugurazione dell'ospedale di Padre Pio, casa sollievo della sofferenza, quello svoltosi nel santuario di Castelpetroso e quello tenutosi nella Basilica della Madonna dei Sette Dolori in Pescara. In più, vanta molte collaborazioni con artisti di fama locale e internazionale, come il maestro barito Matteo D'Apolito, i soprani Rossana Piccalunga, Maria Lucia Martino, e i concerti si basano sul contemplare la bellezza del Divino, della Madonna e dei Santi, unendo ogni forma di arte, tra cui ballo, recitazione e immagini che si fondono nella musica e nel canto liturgico. Per l'occasione, la corale augura a tutti i partecipanti un buon ascolto e una buona preghiera. Adesso lascio spazio ai nostri coristi che ci allenderanno con il primo canto composto da Monsignor Marco Frisina, sotto il comando.
della Lumen Gentium che ci propone Maria come icona della Chiesa. In lei, incoronata regina del cielo e della terra, vediamo una splendente immagine della nuova Gerusalemme, dell'umanità redenta che libera dal peccato e dalla morte, regna con Cristo per sempre. Thank you.
tu amorosissima dispensatrice delle grazie divine, immacolata sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, tu che da Lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà dell'anima nostra e concedici la grazia che aspettiamo con piena fiducia nella tua immensa bontà. Thank you.
scritto da Monsignor Quisina. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Thank you.
apre l'ultimo canto del Paradiso di Dante Alighieri è uno dei testi più ispirati e pieni di fede tra quelli che la poesia di ogni tempo ha dedicato a Maria. Lei, creatura, madre del suo stesso creatore. Maria è un paradosso dell'amore e della divina grazia, e il cristiano non può non cantarne la bellezza, pieno di quella gioia e di quella tenerezza che ha un figlio verso una madre. Thank you.
dedicata a Maria dalle origini fino ad oggi. Vorrei invitare il presidente dell'Associazione Tradizione Fluente e il parroco della cattedrale, Don Pino Ciavarelli. Io posso semplicemente dire grazie. Grazie perché anche quest'anno abbiamo avuto modo di pregare con voi e di cantare, di lodare il Signore, chiedendo alla Vergine Santa di intercedere per tutti noi in un momento anche particolarmente difficile, in un momento che carico di sofferenza per tutti quanti. Sappiamo che Maria, la nostra Vergine del Soccorso, viene incontro a ciascuno di noi e ci dà la gioia di poter vivere una vita più serena. Grazie di cuore a tutti e buon proseguimento. Colgo l'occasione per ringraziare anche io, innanzitutto il parroco Don Peppino Ciavarella per la solidarietà e per la disponibilità che lei ci ha dato. Ringrazio il coro, sono stati davvero molto bravi. E, insomma, Don Peppino ha speso già delle parole per voi, io sono un po' meno preparato. Invece voglio ringraziare l'Arma dei Carabinieri per la vostra presenza, voglio ringraziare l'amministrazione comunale per sempre per diciamo, questo evento e se il maestro vuole scendere abbiamo un piccolo pensiero per voi. Ciao.